I fought the law, cioè ho combattuto la legge. Erano i Rhythm del Mundo con i Green Day. Questo è Radio DJ, oggi lunedì è il 10 di gennaio. Siamo soprattutto nel 2011. Stiamo per controllare se il contatto è stato stabilito, perché Vaso, ricordiamo che prima era cordialmente l'anno del contatto, 2010, l'anno del contatto. Qua potrebbe essere 2011, contatto avvenuto. Ma dobbiamo... ci vorrebbe anche un suono oppure un po' spaziale, tipo un suono e poi Sì, sì, tipo la ventosa che si salva, tipo la porta che si chiude, quelle pesanti delle camere di sicurezza. Prima però riassunto di tutta la vita, vai. Cordialmente. Dalla città dell'amore, la città del traffico, la città della moda. Innamorato. Oh, splendida paziente, per te farei ponti d'oro. Un po' di messaggi che sono arrivati. Un po' di messaggi che sono arrivati. Estremità aromatiche, i piedi dei frati profumano di sandalo. Scusa Linus, mi viene in mente, questa l'avete sempre fatta a cappella, sì. Non l'avete mai fatta suonata. Posso non abbiamo un musicista noi, vai. Un po' di messaggi che sono arrivati. La dinastia Song, che regnò sulla Cina dal 960 al 1127, dovette affrontare una lotta intestina accesa dal gran maestro Air, Wind and Fire, che tentò di conquistare il potere con la dinastia Xing e Song. Goditi potere e bellezza delle tue ginocchia, non ci pensare. Jingle bell swing and jingle bell ring, snowing and blowing bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Sentite, vi lancio, posso lanciarvi una cosa intanto che ci salutiamo? Velocissimo. Ma nel 2011 sarà ancora l'anno del contatto o l'anno del contatto avvenuto? Me l'ho chiesto in apertura, mi avete guardato come un cretino. E con questo grande interrogativo, bentornati, sigla, Mangoni. La! No, là, è bello là. Meno male che ti ho detto non me la fare lunga. Non me la fare lunga, mi parti con là. Era finita lì, non so mai capito. Allora là. Era più breve in assoluto. Là. Posso aggiungere qua? Qua! Qui in via Massena, Milano. Due, a Milano, vicino all'Arco della Pace, dove la pace trionfa e dove la pace trionferà, va ora in onda la prima puntata dell'anno 2011. Cordialmente 2011, contatto avvenuto! Aspetta che la facciamo in maniera più ufficiale. Cordialmente 2011, contatto avvenuto dai produttori dagli stessi produttori di 2012. Non so se avete notato, buonasera amici, benvenuti nel 2011 da Cordialmente, da Linus, da Faso e da Mangoni e anche da Elio e Rocco Tanica e dal Civas, che però in questo momento sono sparpagliati per la penisola, ma con la creatività, con la testa e con il cuore sono con noi, visto che comunque vi leggeremo alcune cose che loro ci hanno fatto recapitare. Non vi capita ogni tanto di vedere dei film tipo quelli di cartoni animati, tipo quelli in 3D, tipo quelli di animazione? Certo. In cui la formula dai creatori di è ormai diventata da quelli che hanno fatto anche. Sì, va. Ah, è vero, sì, esatto. Ma poi, ma perché poi c'è tutto sto dal produttore di, dagli stessi attori, dal regista di... Perché secondo me, a parte gli scherzi, noi in quello siamo veramente periferia dell'impero. Siccome l'impero colpisce ancora ed è quello americano. Esatto. Loro in America stabiliscono che cosa va detto e noi non possiamo fare altro che tradurlo. Il problema è che delle espressioni idiomatiche che in America hanno senso da noi diventano idiote. Esatto. A parte che non sono del tutto convinto, caro Linuzzo, perché comunque, per esempio, se fosse così impedirebbero le traduzioni, cioè i doppiaggi in romanesco. Vedi che dei romani o dei cinesi doppiati in romanesco, in napoletano, sì, che mi fa vero. Schifo, lo voglio dire, ma lo dico col cuore, perché io amo il cinema e non posso vedere gli animali che parlano in dialetto. Ma perché?
Ma perché? Poi adesso non voglio sembrare di parte, ma io sono lombardo, non ce n'è mai nessuno che parla in milanese. Come se il milanese fosse il dialetto. Perché evidentemente lo fa ridere. Ma non è vero! Secondo loro. Esatto, perché si pensa che se parli in napoletano e romano o al limite in toscano, certo, uguale si ride, ma non è vero. Allora, Mangoni, che solitamente ha il compito di chiudere la puntata con il suo fantastico karaoke, e questa cosa accadrà anche in questa puntata, anche in questa stagione, questa volta anche per mancanza di alternativa viene utilizzato pure per aprire il programma stesso. Siccome vogliamo aprire sotto il segno dei pesci, come, bravo, diceva Venditti, come dice bellissima, aspettiamo fino a marzo. Esatto. Nata sotto il segno, nata sotto il segno dei pesci, perché mi ha detto due volte. Erano due gemelle. Allora vogliamo aprire sotto il segno del buon umore, quindi con un po' di barzellette. Ti faccio la sigla e tu leggi le barzellette. Va bene. Ribaltamento totale della realtà. Va ora in onda alcune barzellette sprint per iniziare il 2011 con il sorriso sulle labbra, oppure per fare il simpaticone quando la situazione sembra quella giusta, per fare il simpaticone. Legge il più grande simpaticone, Luca Mangone. Per la rima, scusa. Bravo. Prego. Due bambini a scuola. Dice il primo: tu sai che il mio papà ha due piselli? Ma che dici? Ribatte stupito l'altro. Sì, insiste il primo, uno piccolino che usa per fare la pipì e uno grosso con cui si lava i denti la mamma. Non è male. È già un bell'anno. E già si apre bene. Un giornalista intervista un centenario e gli dice: allora, come ha fatto ad arrivare a 100 anni? E lui: guardi, ci ho messo un sacco di tempo. Questa è degna di mio padre. Perché è giusto avere, scusa, lo voglio dire, mi inserisco solo per dire che lo humor non deve essere solo orientato a un certo tipo di persone. Tutti devono poter ridere, tutti devono avere in tasca la propria barzelletta diciamo adeguata alla propria persona. Diciamo che la prima non si poteva dire in certi contesti. Però già un 12enne, un 13enne la può raccontare a scuola, alle medie, e fa bella figura, no? Vai. Pronto? Dottore, mio figlio mentre giocava ha ingoiato 3 biglie. Che cosa devo fare? Guardi, signora, ti ha sbagliato numero. Eh no, le ho contate, ne mancavano proprio 3. Gli hai dato un tono un po' dubbio, ti sai che non l'ho capita. Te la leggo io. Rileggo. Pronto? Dottore, mio figlio mentre giocava ha ingoiato 3 biglie. Cosa devo fare? Guardi, signora, che ha sbagliato numero. L'importanza di come la legge, certo, l'intonazione. Questo è quello che noi chiamiamo Radio DJ effetto Francesco Renga, che una volta è venuto in diretta e ha raccontato una barzelletta e si è dimenticato il finale, o meglio l'ha sbagliata per strada, insomma, la cosa peggiore che ti possa capitare. Prego. Un carabiniere telefona all'ufficio informazioni dell'aeroporto. Sì. Quanto tempo impiega il volo Bologna-Roma? La centralinista: un attimo. E il carabiniere: grazie, e riattacca. Cameriere, cosa avete di dolce? I piedi, signore. Questa è molto... Questo è Gino Bramieri, comunque. Gino Bramieri, bravo. Cameriere, quanto costa il caffè? 1 euro. Lo zucchero è gratis, me ne dia 2 chili. Questo era Gino Bramieri, per intenderci. Zia, perché non hai figli? Perché la cicogna non me ne ha portati. E non potevi chiedere a un altro uccello? Questa è delicata, è un po' sottile, neanche tanto. Ridono i bambini, ma anche il nonno. Barzelletta di Francesco Renga. Allora, c'è questo qui che non va in vacanza da 40 anni, uno che vive con la mamma. Essere umano, no? L'essere umano, okay. No? E c'è un fratello, lui vive con la mamma, e il fratello dice: ma scusa, ma vai in vacanza, sono 45 anni che non fai vacanza, prendi la settimana, dai, c'è la mamma, no? Ma poi c'è il gattino, non posso. Ma che ti frega, ma ci penso io al gatto, dai, lascia bene, vai, alla fine lo convince, la faccio breve. Questo qui che si convince, parte, scende, arriva in aeroporto, deve andare, la prima cosa che fa, chiama il fratello: uè, Gigi, come va? Tutto a posto, la mamma è morta. Okay. Ma
Porca vacca. Una volta che va via. Ho sbagliato raccontarlo. bello, io la so com'è, tra l'altro, eh. Sì, com'è? Dice il gatto è morto. Esatto, dice, ma allora dice, ma me lo dici così, porca vacca, vado via, soffro. E la mamma come sta? È sul tetto. Esatto. È un classico abbastanza. State ascoltando Radio DJ, cordialmente 2011. Contatto avvenuto. Yeah. Questi sono i Kings of Leon, una formazione a conduzione familiare, come una pizzeria. La canzone veramente? Si chiama sì. Piro, come una pirofila. Piro. Trova da mangiare. Pirex. Pyro con i Kings of Leon, questa è Radio DJ, cordialmente 2011, contatto avvenuto. Avvenuto. Sì, è avvenuto ancora una volta un contatto fra l'amico Faso e il suo, si può dire, alter ego Hermes Palinsesto. Esatto. Questa volta mi dicevi prima, microfoni spenti, che il contatto è stato quasi fisico. Quasi proprio. Fisico. È una sensazione come di essere toccato, insomma. Ti dico cosa è capitato. Vai. Notte di Natale, sento dei rumori in salotto, dico, sarà arrivato Babbo Natale. Sarà il fantasma dei Natali passati. Allora, insomma, magari, esatto, il fantasma dei Natali futuri, non lo so. E trovo invece, pensavo fosse Babbo Natale, e trovo invece un signore strano che appena mi ha visto è scappato via, una busta sotto. Ma hai fatto in tempo a vederlo? Eh no, di sfuggita. Sì, adesso come nei telefilm che non sai, cioè più o meno, maschio. Maschio. Razza bianca. Razza bianca, abbastanza. Statura media. Statura media, esatto. Capello normale da dietro scuro, però è sceso dal balcone con la corda. Ce ne sono milioni così, come direbbero, in un telefilm. Non so, poi magari era truccato. Giacchetta normale di pelle, quindi non so. Comunque. Neanche un particolare significativo. Ha lasciato impronte di scarpe, scarpe da lavoro. Sì, ho visto delle 42, 43. Vabbè, lì non so, ti devo dire. Cioè, avessi il 90 di piede, sarebbe facile individuale. Cioè, il 43. Sì, tu ne 76, però il 90 di piede. Esatto, dici, lo becchi subito, è un pagliaccio. sai chi è? E niente, trovo una busta indirizzata a me. Ho pensato, regalino di Natale, Babbo Natale. Certo, erano le poesie. Le poesie, quindi scritte banalmente. Scritte proprio. Così, però bello, su carta rossa con un po' di stelline d'oro. Caspita, quindi mano? Sì, è stato bello. Quindi adesso non ho portato quello, l'ho voluto conservare. Le ho trascritte. Le hai trascritte col computer, sì, come sì, sempre. Certo, per sicurezza perché, hai fatto bene. No, perché avete, mi si bagna venendo, piove, mi dispiace. Poesie ermetiche di Hermes Palinsesto. To. Anno nuovo, proprio anche legate al certo, momento, certo. Insomma. Non che uno pensi che siano a volte anche riciclate. D'accordo, no. Che c'è un anno nuovo ogni nuovo anno, certo. Ma queste sono nuove. Bravo. Anno nuovo oppure nuovo anno, tutti si aspettano grandi cose da te e nell'euforia, si augurano vicendevolmente Happy New Year, che però vuol dire felice orecchio dello new. Chissà perché. Chissà perché, guarda che strano. Happy New Year. Magari se lo dicono. Botti di Capodanno. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Boom! Blam! Capo! Meno una mano, meno un occhio, meno matto. Evviva. Evviva. È un po' amara. È un po' amara, ma è un po' così. Il massimo.